Buongiorno ragazzi, allora, letto qualcosa in giro, non ci sono grosse novità. Una che sembra poter essere anche abbastanza credibile è uno scambio tra il Barcellona e la Juventus. Piqué, credo 33 anni, potrebbe andare alla Juventus e Higuaín potrebbe andare a Barcellona come vice Suarez. Sarebbe uno scambio praticamente alla pari perché la valutazione è uguale, intorno ai 20 milioni. L'ingaggio è simile, quindi entrambe le squadre cambierebbero solo una pedina. A noi un difensore centrale di esperienza serve, anche perché De Ligt mancherà per 3 mesi e Rugani verrà venduto. Quindi rimarremo con un difensore in meno probabilmente, perché si vocifera che Bonucci verrà ceduto, quindi se viene ceduto Bonucci rimaniamo con Chiellini, Demiral e De Ligt, quindi ci serve un altro difensore, sempre che non vogliano tenere Romero fino a gennaio e poi vedere cosa fare con Romero. Magari si rivela anche Romero un buon difensore da Juventus, perché alla prova della Juventus bisogna metterlo. Con Piqué vai sul sicuro perché comunque è uno che è abituato a giocare in grandi squadre ed è un difensore comunque, lasciamo stare l'imbarcata del Barcellona di ieri, è un difensore affidabile Piqué. Altre voci insomma sono le solite e un commento che voglio fare che è un mio pensiero, non va contro nessuno, è un mio pensiero. Allora, il tifoso bianconero sente De Paul come possibile acquisto e storce il naso. Sente Locatelli come possibile acquisto e storce il naso. Abbiamo preso Kulusevski, storce il naso. Kumbulla, finché l'abbiamo trattato noi, con i giocatori che compri dal Verona, dove vuoi andare? Sembra che stia andando all'Inter, tra un po' diventerà il miglior difensore del mondo. Purtroppo il tifoso è così. Se lo prende la Juve, per certi diventa un fenomeno, eh? C'è anche la contrapposizione. Per certi, qualsiasi giocatore accostato alla Juve diventa un fenomeno. Per certi, inevitabilmente diventa un fesso, uno che non serve a nulla. Ragazzi, basta fare un ragionamento di logica. In una squadra ci devono essere 3-4 fuori classe, possibilmente, ma gli altri sono dei gregari, della gente buona che fa il suo, ma ci servono anche i gregari. Non servono solo le figurine, servono anche quelli che tirano avanti la carretta. Con De Paul noi faremo un bel salto a centrocampo come dinamismo, come interdizione, come inventiva, come pulizia di calcio, perché comunque De Paul è uno che con i piedi ci sa fare. Con Kulusevski aggiungiamo comunque un ragazzo che ha tanti polmoni, un ragazzo che corre tanto, che si propone sempre, guadagna una caterva di falli, ha un bel sinistro. E in prospettiva può solo migliorare. Poi è vero, dobbiamo metterlo alla prova della Juve. Però quello che ha fatto vedere questo ragazzo nel primo anno di Serie A è sotto gli occhi di tutti. Quindi perché partire prevenuti e dire che questo qui è scarso? La vedo una cosa malsana proprio. Però ognuno deve esprimere il proprio pensiero. Le altre ipotesi di acquisto, io tra Zapata, Milik e Jimenez prendo Zapata, non perché gli altri due siano scarsi, ma perché lo vedo più utile al gioco della Juventus. Con Zapata forse riesci a far coesistere Dybala e Ronaldo, quindi non cede nessuno dei due, perché metti comunque un giocatore di peso, un giocatore che rientra, un giocatore che fa spallate, che può aprire spazi per gli altri due. Quindi nella dinamica di squadra uno deve sempre pensare.
non è che Zapata sia, diciamocelo chiaro, si è fatto anche il nome di Icardi, non è che Zapata sia più forte di Icardi come attaccante, però è più funzionale, quindi bisogna anche sempre avere un'idea di che chi prendi deve essere più funzionale. Se tu hai Arthur non puoi abbinarci Tonali, ci vuole un giocatore diverso. Se tu in difesa hai De Ligt non ci puoi abbinare qualsiasi difensore, ne devi pigliare uno che sia come caratteristiche funzionale al ruolo di De Ligt. Stanno pigliando Gosens, il fatto che stiano pigliando Gosens mi fa pensare che la Juventus voglia giocare a 3 in difesa, perché Gosens non è uno da difesa a 4, almeno per come l'ho visto io, per come vedo io il calcio. Poi magari Gosens a 4 gioca meglio di come gioca a 3. Gosens è uno che nell'Atalanta fa 40 metri in questo momento, perché gioca nei 5 di centrocampo, quindi fa 40 metri. Poi naturalmente lo si vede in difesa quando l'Atalanta difende, specialmente sui calci d'angolo, perché è un giocatore alto e forte di testa, però la sua funzione difensiva è molto più alta di una difesa 4. Quindi se dovesse giocare una difesa 4, lui parte dalla linea difensiva, che adesso quanto sia alta con Pirlo non lo sappiamo, però parte comunque dalla linea difensiva, quindi magari i 40 metri diventa 70 da coprire, quindi magari se fai 70 metri hai meno lucidità quando arrivi in fase d'attacco. Quindi questo è un pensiero che va fatto di logica. Gosens è forte, ma certi giocatori sono forti se schierati in un certo modo, diventano meno efficaci se schierati in un altro. Quindi i pensieri erano solo questi, ragazzi. Io mi fido dell'intelligenza calcistica di Pirlo, voglio fidarmi del fatto che Agnelli sia fatto questo azzardo, non lo ha fatto senza avere un progetto per dare a Pirlo quello che gli serve per avere un'ipotesi di vittoria, perché ragazzi vincere non è mai facile, non è che anche se gli fa lo squadrone Pirlo vincerà sicuramente, perché Pirlo comunque dovrà trovare il bando della matassa più alla svelta possibile e dare un gioco credibile, a prescindere da chi siano i giocatori. In questo caso le certezze di questa stagione sono state 3, possiamo dire, proprio certezze: De Ligt, Ronaldo e Dybala. Quindi io credo che un allenatore nuovo che deve scoprire che allenatore è, le 3 certezze non dovresti levarle se vuoi continuare a vincere. Quindi io questi 3 qua non li scosterei dalla squadra. Ho paura per Dybala, perché Dybala questa stagione si è rivalutato molto e quindi potrebbe arrivare una grossa offerta, ma nel momento in cui dovesse arrivare questa grossa offerta, di sicuro se Dybala decide di andare, perché anche il giocatore deve mettere la sua voce in capitolo, di sicuro con i soldi che prenderesti da Dybala puoi fare un altro gran colpo. Quindi io rimango fiducioso, bisogna solo non criticare a prescindere, questo mi sembra brutto. Qualsiasi giocatore viene accostato alla Juventus che non è di un nome di grido diventa subito una mezza calzetta. Vediamolo in campo, sia nel bene che nel male, cioè non ci esaltiamo se ci prendono un giocatore che sembra chissà chi, e non ci deprimiamo se prendono. Io adesso faccio l'esempio di Locatelli al Milan era stato supervalutato dopo quel gol famoso con la Juventus, qualche prestazione buona era stato ipervalutato, era caduto nel dimenticatoio. Io quest'anno l'ho visto giocare a Sassuolo, ha migliorato la fase interdittiva, gioca molto più pulito e fa le cose semplici, cioè è diventato uno concreto, pochi fronzoli e molta concretezza. Ragazzi, il gioco del calcio deve essere concretezza, perché se tu mi fai 10 dribbling e poi sbagli il cross, hai fatto 10 dribbling a, come si dice, hai fatto tanto fumo e poco arrosto. Ecco, Locatelli dal tanto fumo e poco arrosto sta diventando poco fumo e tanto arrosto. Speriamo si confermi e speriamo che venga alla Juve. Se Pirlo lo ha attenzionato e lo ha indicato come centrocampista che vuole nella rosa, io mi fido di Pirlo. Poi se viene alla Juventus e non rende per quello che è l'idea di calcio di Pirlo, pazienza, ma gli azzardi li devi fare.
Buona giornata, ragazzi.